Ma forse vogliamo metterci in quella categoria io, voi, anzitutto grazie a tutti, grazie a voi di avermi invitato e un saluto a tutti quelli che si ascoltano questa intervista. Vogliamo definirci come parte di quella categoria che nei prossimi 10 anni creerà nuovi lavori e a cui non è stato ancora dato un nome, non vorrei essere troppo presuntuoso, però credo che ormai oggi catalogarci in definizioni di etichette e cercando di forzare i mestieri del passato rischi poi di non fare giustizia del lavoro che facciamo, perché ovviamente sulla carta d'identità il mio lavoro è quello di essere giornalista, sono un dipendente RAI del servizio pubblico, però mi accorgo giorno dopo giorno che le competenze che ci sono richieste nel lavoro che facciamo sono molto distanti da quelle su cui mi sono formato, e questo ritengo che riguardi me come qualsiasi altra professione, che accanto alle conoscenze di base, accanto al glossario, al manuale delle istruzioni primarie, deve necessariamente aggiungere tutta una serie di abilità che fino a poco fa non avevano neanche un nome, come per esempio stare sui social network, parlavamo prima, personal branding e tante altre cose che non ci ha insegnato nessuno, che stiamo imparando giorno dopo giorno, grazie anche allo scambio che tra di noi che ci occupiamo di queste cose riusciamo a mettere in piedi. Ecco, differenza vostra che probabilmente vi rivolgete a un pubblico di persone già attente, che probabilmente vi scelgono per l'autorevolezza con cui vi occupate di certi temi, Radio 1 ha il classico riferimento generalista, ossia oscilla dal pensionato che sta a casa, al tassista, anche al professionista, allo studente. Abbiamo un pubblico mediamente, diciamo, lo zoccolo duro forte nostro è quello tra i 35 e i 55 anni, quello che segue le news. Il nostro è un programma generalista con orientamento di News H24, cioè facciamo informazione a tempo continuo, e gli stessi programmi che scandiscono il passaggio tra un giornale radio e l'altro hanno natura prevalentemente giornalistica, a parte qualche eccellente esempio come quelli dedicati alla musica che sono fatti da John Vignola e l'altro King Kong. Quindi abbiamo questo approccio, e dobbiamo tener conto perciò di rivolgersi a un pubblico che non ha competenze, che spesso se noi usiamo termini in inglese che sono consueti nel linguaggio, già dire personal branding per me sarebbe usare troppo, per cui normalmente traduciamo o facciamo tradurre i nostri ospiti. Questo perché l'altro giorno ho letto un sondaggio che un termine che per chi si occupa di digitale è assolutamente familiare, di difficile traduzione in italiano, però tipo crowdfunding, è conosciuto soltanto da 2 italiani su 100, quindi abbiamo questa responsabilità ulteriore di tradurre una terminologia che nell'uso comune di chi si occupa di digitale è data per scontata. Allora, distinguerei i 2 punti, nel senso che io vorrei tanto poter fare gamification, ma non abbiamo assolutamente i mezzi, nel senso che io ne posso parlare della gamification, ma non abbiamo, come RAI, una struttura ancora pensata per incentivare l'accesso ai nostri servizi online con processi di premi e di giochi come, insomma, altri siti fanno. Per quanto riguarda lo storytelling e la gamification, oltre a parlarne in modo abbastanza ricorrente con grandi esperti che ci sono in Italia, Pino Toleva per quanto riguarda la gamification, o Scandellari, Anna Fata per quanto riguarda lo storytelling e tanti altri che mi scuso non mi vengono in mente. Lo storytelling è secondo me anche l'approccio con cui cerchiamo di costruire la trasmissione. Io mi accorgo che dai riscontri che ho sui podcast caricati, ma soprattutto su Facebook, il ricorso allo storytelling
Cioè, quando parliamo di persone, di storie, l'attenzione del pubblico sale. Quando ci limitiamo a trattare di dispositivi, di tecnologie, slegandoli dal sogno, dalla visione di qualcuno che c'è dietro, l'attenzione, credo giustamente, cala. Questo è un po' il riscontro che noi abbiamo. Raccontare, cioè, noi dobbiamo partire dal presupposto che le tecnologie sono al servizio dell'uomo. Quando cerchiamo di forzarne l'applicazione perché abbiamo la tecnologia e vogliamo imporla, il pubblico, la gente, almeno quella che, con cui ho a che fare io, tende a rifiutarlo questo approccio. Partire dall'umano. Ah, sicuramente, e non c'è bisogno neanche di 500 euro, mi iscriverei ai tanti corsi gratuiti che sono disponibili online, quelli dell'OIL Project, che è la migliore scuola online che c'è in Italia, la più grande, se non voglio dire la migliore, la più grande e diffusa scuola online che c'è in Italia, o a quelli della Carmi University, per chi conosce l'inglese, anche se poi ci sono anche corsi in italiano, oppure ai corsi dei tanti gruppi privati, immagino come il vostro, o come Ninja Academy, insomma, tutti questi servizi che sono disponibili in rete per nelle ore libere, nel sabato e la domenica, apprendere velocemente le basi di questo approccio. E poi c'è una pubblicistica molto, molto avanzata. Io questi giorni sto leggendo un bel libro scritto da Anna Fata, My Personal, My Web Identity, che lo trovo molto interessante perché associa una robusta parte teorica a una diffusa serie di suggerimenti pratici. Quindi questo, diciamo, è la prima cosa. Poi, come dire, oserei, cioè, creerei un blog e quindi investirei parte di questi soldi nella implementazione di un blog, perché credo che, soprattutto per un professore o un docente, non basti teorizzare, non basti salire in cattedra e far scendere dall'alto un sapere che spesso i propri studenti conoscono meglio di lui, ma mettersi in gioco è il modo più utile oggi per imparare a padroneggiare questa rivoluzione che ci sta investendo tutti. Questa è una domanda molto difficile da rispondere. Vi posso dire cosa i futurologi, quelli che sono pagati per indirizzare le imprese verso nuovi servizi, ritengono sia il futuro più probabile. Non necessariamente queste previsioni si avverano. Sicuramente sarà un mondo in cui tutti gli oggetti che abbiamo sott'occhio saranno collegati a internet, quindi avremo una grande capacità di monitoraggio delle nostre azioni e che ci darà l'accesso a servizi di maggiore efficienza sulle nostre vite. Nello stesso tempo, tutto ciò produrrà, come già sta producendo, un sovraccarico delle nostre menti, un eccesso di scelte da fare a cui dovranno corrispondere dei servizi di semplificazione della nostra vita digitale. Quindi, probabilmente, le app che conosciamo oggi saranno assemblate, così come accade, per esempio, con WeChat, che è una specie di WhatsApp creato in Cina, che è diventata un'app piattaforma. È possibile solo telefonare, messaggiare, ma anche pagare i servizi o fare mille attività che normalmente sono diffuse in tante app. Per quanto riguarda gli oggetti, sì, gli oggetti saranno quasi tutti, molti saranno collegati a internet oppure saranno arricchiti di nuove funzioni creati in laboratorio grazie appunto alle nanotecnologie. E, che altre cose vedo? Vedo sì un arrivo di robot e di automazione molto massiccio, non certo la macchina che si guida da sola, però molti degli oggetti che abbiamo per casa andranno un po' per conto loro, soprattutto per quanto riguarda la domotica, in particolare per quanto riguarda i sistemi di sorveglianza e i sistemi di gestione della temperatura in casa, che saranno sempre più intelligenti, guideranno le nostre abitudini e prevederanno le nostre azioni. Questo mi sento di dirti. Sicuramente per quanto riguarda il lavoro, sopravviveranno quelli che hanno fatto questa scelta, cioè di rendersi più indipendenti dal punto di vista digitale. Purtroppo molti che frenano, che si rifiutano questa rivoluzione, io temo per loro che perderanno quel sistema d'assistenza che ancora difende tante posizioni che tentano a mettersi in gioco.
Mi dispiace perché insomma, vedo tutti i giorni la fatica con cui che facciamo noi, rivolgendosi a un pubblico generalista, di far passare questa necessità di affrontare con consapevolezza, senza nascondere le ombre, questo processo di digitalizzazione e di apertura alle nuove tecnologie che le nostre vite stanno avendo. Ma noi molto umilmente cerchiamo di raccontare tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso, con un taglio estremamente semplice e narrativo, portando in studio i protagonisti di questa avventura, chiedendo loro di essere molto semplici, cioè di non spaventare le persone e far capire che il digitale, se ben compreso, se capito, può essere una grande opportunità per tutti, se non capito ci travolge. Grazie a voi, è piacere essere una tessera da mettere in qualche punto nel vostro racconto. Complimenti per la vostra attività.